Se dovessimo riassumere in una sola parola tutto il contenuto dell'arte di Alessandro Giorgetti, per fare una sorta di esegetica della sua pittura, questa parola sarebbe la parola fenomeno. Fenomeno deriva dall'antico greco phainomai, che vuol dire apparire, mostrarsi, sembrare. E infatti l'arte di Alessandro Giorgetti ci appare, ci mostra, in quanto Alessandro Giorgetti è indagatore di fenomeni. Io ho molto pensiero prima di realizzare un progetto. L'arte va oltre, va verso tutte le forme attorno alla pittura. Non sono uno che fa tanti esperimenti, solitamente se mi metto davanti alla tela il quadro nasce di getto. Il phainomai è anche uno dei punti cardine della filosofia di Kant. Kant sostiene che se l'uomo può solo percepire le cose per come gli sembrano, non per come esse sono, probabilmente è proprio in questo senso che scopriamo l'arte di Alessandro Giorgetti. Rappresento Giorgetti soprattutto nel mercato asiatico, quindi l'ho portato ad Hong Kong, l'ho portato alle fiere in Singapore. Mi sono sempre scontrata con lui perché siamo due personaggi molto istintivi, se si può dire, e lui è un personaggio, come tutti gli artisti, molto egocentrico, penso come tanti artisti egocentrico, molto sicuro di sé, e questa caratteristica è una caratteristica che a volte mi ha messo in difficoltà di fronte a certi progetti, però devo riconoscergli che è veramente un artista. L'ho rivisto sotto questa sua altra arte, che è questa qua del pittore, diciamo così, e non mi sono meravigliato assolutamente, perché Sandro è un artista vero dentro, cioè lui è un creativo, capito? Quindi si è espresso nella musica, adesso si esprime nell'arte, nelle cose, ma si può esprimere in qualsiasi cosa lui, perché lui è proprio un creativo dentro. Quindi parto da un video, da una presentazione che giro, monto, e ancora le opere devono nascere, quindi nasce tutto il progetto così. Addirittura scrivo, creo una storia, penso alla musica e poi alla fine le opere nascono alla fine di questo progetto. Fin quando non sono convinto che il progetto sia totalmente chiuso, continuo ad arrivare fino alla fine. A volte un anno dura tutto questo percorso, che finisce con la mia firma, e lì è il momento più brutto, che lo dico anche in varie interviste, che per me quello è il momento che lascio le mie opere, la mia arte, al giudizio soprattutto della gente, che poi da quel momento in poi, ecco, quell'opera non è più mia, ecco, ognuno poi le leggerà a modo proprio. Mi piace, credo, il concetto che sta alla base di un suo quadro, di ogni suo quadro. Lavora con i progetti, lavora con collezioni, e mi piace tantissimo questa cosa. È difficile dire da dove viene l'ispirazione, sai, io sono un notturno. E quando c'è silenzio sento i richiami. Mi piace Giorgetti, ho visto, ci siamo conosciuti, diciamo, in una situazione un po' particolare fuori dall'arte, quindi come persona già mi andava bene, come amico, poi ho conosciuto la sua arte. Attenzione, io non sono una collezionista, sono un'imprenditrice, un'investitrice, cioè investo nell'arte di Giorgetti. Che vuol dire? Vuol dire che compro perché vedo potenziale nell'arte di Giorgetti per rivendere. E io gli ho detto, guarda, se vuoi veramente fare qualcosa nel campo degli artisti, come non puoi stare giù nel paesino, come lo chiamano, nella nostra città, ma devi venire a Milano. E mi ricordo che con sua moglie, Carmen, i primi tempi che venne a Milano. Sandro, a parte l'affetto che mi lega a lui per un semplice motivo, primo perché sono passati più di 20 anni che si conosciamo. Secondo motivo, è un mio compaesano, cioè lui è originario di Messina, come sono messinese pure io. E terzo perché mi ricordo 20 anni fa, qualcosa del 92, 91, qualcosa del genere, era venuto sto ragazzo qua da Messina, nei miei vecchi uffici,
e dice: guarda, io sono messinese. E ho detto: ah, ho capito. Ero molto ingaffarato, perché erano tempi in cui si erano successi internazionali, Gloria Gaynor, Sister Slade, cioè c'è artisti molto in bocca, quindi. Però il solo fatto che era un paesano, quindi l'ho ricevuto volentieri, insomma, ecco. E ho visto la sua cocciutaggine, che ci credeva in quello che faceva, per cui ho detto: ma sì, l'ho preso sotto la mia ala, ecco, da questo punto di vista. E mi ricordo che andai subito a dire: senti, facciamo un disco, proprio perché mi piace sentire un po' di pezzi, fra cui uno che mi ricordo in particolare, Le ragazze del sud, che i tetti suoi mi colpivano molto. E mi ricordo quando gli disse che avremmo fatto un album, lui non ci vedeva neanche. Attraverso il pensiero, attraverso la progettazione di una collezione, in Alessandro Giorgetti nasce il concept che porta questo artista a veder trasformate le sue idee in opere d'arte. Ecco che torna ancora il fainomai, l'apparire, il mostrare, il fenomeno che lui indaga. Ascoltiamo allora dalle parole vive di Alessandro Giorgetti come si manifesta, come si concretizza questo percorso e questo processo. L'input solitamente viene anche da una parola, da un titolo, mi viene, a volte da una piccola cosa banale. Può comunque nascere un progetto importante, anche Crucis Web è nato per caso. Pensavo un giorno ero lì davanti al computer e ho detto: ma stiamo sempre dentro questa realtà e quasi dimentichiamo la realtà che c'è fuori. Quasi come una via Crucis. E da là mi è venuto Crucis Web. Poi man mano che va avanti il progetto alimenti, inserisci, ci sono gli insert della vita, no? Io li lascio decantare i miei progetti, molto. Il progetto Crucis Web, ad esempio, è nato con le tre opere grandi e avevo pensato di creare delle opere piccole. Le opere grandi sono 180x120 e ho detto: voglio andare totalmente all'estremo opposto, cioè creare delle opere micro, 6 cm per 4, perché proprio per far capire che comunque l'arte, cioè quello che vede lo spettatore, non è altro che l'immagine che se ne fa il cervello. Quindi non ha senso, o grande o piccola, se tu chiudi gli occhi dopo che vedi un'opera, comunque o è piccolo o è grande, nel cervello hai quell'immagine. Allora ho detto: voglio dare questa. Le mie opere non hanno. Voglio dimostrare che non hanno bisogno di essere enormi o essere troppo piccole. Sono. E dopo quelle, l'ultima parte del Crucis Web invece qui è subentrato il gallerista Deodato, che mi ha detto: guarda, ho pensato, io avevo delle frasi di mia filosofia, non so, gioca spesso con i tuoi figli, cioè queste frasi banali però che racchiudono dentro delle cose molto importanti, e sono dei consigli che io volevo dare, diciamo, agli interlocutori, e dire: ascoltate, guida piano, cioè, però detta in un modo diretto. Ho studiato queste 14 frasi e Deodato ha avuto questa genialità di dire: ma perché non le associamo a delle frasi della Bibbia che comunque hanno un ponte, hanno un senso? Qui è subentrato lui e nascono quindi le porte d'ingresso, no? Queste porte d'ingresso alla vita, alla realtà, al paradiso, possiamo dire, a quello che vogliamo. Però ecco, vedi, come vedi, il progetto per me era già finito con le micro opere e con le tre grandi. Con questo input alla fine il progetto è arrivato a 33 opere, che poi è un numero spirituale, quindi vedi, si è creato anche quello da solo, per coincidenza, cioè è servito l'apporto di un esterno per arrivare a concluderlo. E questo qua è la filosofia dei miei progetti. Ascoltiamo adesso Deodato Salafia, proud owner della Galleria Deodato in via Pisacane a Milano, e sentiamo il suo punto di vista su Giorgetti in qualità di artista e anche nell'ottica del mercato. Ma dal punto di vista di artista, devo dire, Alessandro è un artista che è piuttosto interessante avere in galleria, ed è anche abbastanza semplice trattare, per un semplice discorso. È uno dei pochi artisti che lavora per collezioni, quindi ogni suo pezzo
è unico due volte, è unico perché è un pezzo unico, e su tutti i fatti ovviamente con olio, e quindi questo è stato già sicuramente detto, ma è unico perché fa parte di una collezione unica che lui quando pensa, progetta e realizza e poi non ripete più. Tante volte abbiamo avuto tante richieste di ripetere determinati progetti, tipo Frame 100, ma anche altri, però ovviamente sono andati. Questo per un gallerista pone il problema di dover dire tanti no dopo che l'opera è stata venduta, però è una grande facilità, perché di ogni opera si potrebbe stare a parlare ore. Questo è molto apprezzato dai collezionisti, da chi poi si interessa. Penso tanto e alla fine un'opera magari nasce in 10 minuti o in mezz'ora, però ci penso per mesi interi. E la cosa che mi fa più piacere, io che lavoro molto con internet e facciamo di tutto perché ci trovino anche persone che non hanno avuto l'opportunità di incontrarci, arrivano delle richieste anche da persone che non hanno mai visto dal vivo le opere. Questo vuol dire che evidentemente non solo c'è un'ottima qualità proprio dell'opera d'arte, ma c'è anche una qualità dell'artista inteso come energia che ruota intorno alla persona, insomma. Quindi questo è positivo secondo me. Continuiamo a farci svelare i segreti e i percorsi di questo artista. Sì, poi vedi che tutti i punti si incastrano. Allora tu parti da una cosa, vedi che la strada è giusta, la senti, hai un po' di sensazione, gli artisti un po' di sensazioni ce l'abbiamo, siamo più sensibili a tutto. E quando vedi che veramente nel percorso ci sono quelle cose che si incastrano bene, allora dici guarda, sono sulla strada giusta. Quando poi il momento finale lo capisci, io non so spiegare qual è il momento finale, però mi accorgo quando proprio sento che mi è finita la carica che ho dentro e allora dico cosa, questo progetto finisce. Devo dire che la risposta del mercato, nel momento in cui il percorso da professionista è iniziato, è stata subito ottima. Tuttora abbiamo, grazie oggi ai siti e a tanti mezzi di comunicazione, persone che ci chiamano per avere delle sue opere. Io rimango stupito, sono un uomo che viene dal marketing, vengo da internet, per carità, poi lavoriamo perché succeda questo, ma rimango stupito quando comunque arrivano delle chiamate di persone che non l'hanno mai incontrato, che addirittura tante volte non hanno neanche visto dal vivo una sua opera, e chiamano dicendo guarda, passo da Milano tal giorno, mi piacerebbe vedere delle opere, oppure spesso ci chiedono vorrei che metteste da parte quell'opera, poi ovviamente verrà confermata quando la vedono, e sempre succede. Siamo stati a Hong Kong, siamo stati a Singapore, paesi dove comunque l'astrattismo non sempre, cioè di solito dicevo di andare figurativo, però andiamo anche con Alessandro e il risultato è stato ottimo, sia per le collezioni diciamo sociali, sia per le collezioni più importanti, quindi con i pezzi anche di un certo valore. E questo in Italia andiamo bene, in Europa anche, in Asia adesso cominceremo a entrare anche nel mercato americano, abbiamo già fatto delle vendite, ma delle mostre ufficiali inizieranno proprio tra la fine del 2014 e il 2015. Assolutamente, io so quello che voglio, quindi ho visto l'arte di Giorgetti, mi è piaciuto tantissimo. Lui è un astrattista, no? Quindi mi piace tanto, ho visto anche tutte le altre opere che ci sono nella galleria di Deodato, piuttosto che altre opere in giro, però mi piace quello che dipinge Giorgetti. A volte parto da due colori e quei due colori li faccio vivere dentro di me, fin quando poi quando li metto nella tela, se mi convincono, allora da lì parte il progetto. Non sono uno di quei pittori che hanno tele buttate lì con vari esperimenti, però io vado, mi lascio molto al destino pure. Arte non è solamente quello che è considerato storicamente arte, quindi prendere un pennello e dipingere, anche se Giorgetti lo fa. Arte è quello che esprime un concetto, esprime una filosofia, esprime una persona. C'è chi scrive, chi recita poesie, c'è chi fa arte. Arte è in senso molto ampio, quindi
nel caso di Giorgetti è anche molto palese. Poi io sono di formazione teologica, quindi anche qua mi ha preso tanto, perché lui ha lavorato tanto in ultimo tempo su questo filone teologico, no? E mi ha preso tantissimo. Ad Alessandro Giorgetti ho chiesto che cos'è l'arte per te. Ascoltiamo la risposta. Vita, energia. Per me l'arte è Giorgetti, è tutto. Sono nato, il mio nome è Alessandro Giorgetti Arte, perché veramente sono nato in mezzo all'arte e non so cosa sia un essere umano senza questa parola. Quindi per me l'arte non c'è altro da dire, è tutto, è me stesso, è quello che ho all'interno, è quello che riesco comunque a comunicare anche agli altri. Adesso Alessandro Giorgetti ci parla del movimento della Trumpet Art. Ascoltiamolo. La Trumpet Art era un altro progetto che io l'anno scorso girai un video, Trumpet Art. Per la prima volta miravo col mio progetto più ai miei colleghi piuttosto che ai collezionisti, e ho pensato agli artisti calpestati, ma era solamente un progetto di 5 opere, 5 perché ho pensato alla mano che calpesta, quindi ho detto il 5 è il numero giusto. Ho creato 5 opere molto colorate e che poi ho fatto calpestare dalla ruota di una macchina, dalla ruota di una bicicletta, da uno scarpone, con colori ad olio. Quindi questi colori acrilici poveri calpestati da questi colori ad olio, che erano colori ricchi, che diciamo di grande qualità, e ho dato questa metafora. Da lì in poi ho capito che comunque c'era gente che realmente veniva calpestata, e così è nato il movimento Trumpet Art. Adesso è diventata la Trumpet Art, però tutto è nato dalla parola Trumpet Art. Io cercavo cercavo arte calpestata in inglese, ho detto, c'erano vari sinonimi, ho detto Trumpet mi piace, e da lì è nato il mio progetto. Mi rendo conto come li crei per delle cose che sente proprio dentro, cioè non crea, secondo me se lui si deve mettere a pittura una cosa che vede non la fa, lui crea secondo quello che sente dentro, cioè delle sensazioni, no? Delle sensazioni, infatti lo vedo nei suoi quadri che ci sono delle ispirazioni a cui dà un nome, quindi questo qua è pura arte. Altrimenti sarebbe il pittore che prende una cosa e la disegna, e lui non è questo, secondo me. Sapeva quello che voleva ottenere, cioè era veramente convintissimo di questo. Visto che stiamo parlando di collezioni, adesso Giorgetti ci parla di un'operazione importante che ha fatto, che è Frame 100. Anche Frame 100, la prima, che era una tela grande composta da 100 mini opere, quella è nata per la crisi. Perché si pensava a una fiera dove comunque l'acquirente, il collezionista potesse entrare, vedere le opere e andarsene con un'opera in mano e non col catalogo o con una fotografia. Quindi pensai di scomporre quest'opera e dico, piuttosto, cioè, se il valore dell'opera è 5.000 euro e in questo momento nessuno esce con un'opera da 5.000 euro, a meno che sia un collezionista di quelli già mirati. E allora ho detto, perché non dare questi 5.000 euro a 100 collezionisti? Creiamo 100 opere da 50 euro l'una. E è venuto fuori questo Frame 100, perché tutti i 100 collezionisti che comunque hanno comprato quelle opere sono comunque dei collezionisti, sono 100. E questi 100, se amano poi l'arte, si possono legare e comprare poi un'opera più grande. Io gioco molto sul marketing anche nel mio lavoro, anche su internet. Ho dato sempre spazio alla pubblicità, mi è piaciuto sempre, forse è anche questa una cosa che distingue Giorgetti dagli altri, ma sempre con qualità, perché io adoro la qualità. Poi i colori, dei colori stupendi, che lui adesso mi ha spiegato, usa dei colori molto, molto vivi, molto che esprimono. Cioè, a me personalmente trasmettono, ecco, vabbè, vuole trasmettere luce, a me arriva luce, arriva questo concetto, credo che questa è una gran bella cosa.
entriamo nel vivo, entriamo nello specifico di alcune realizzazioni di questo artista e facciamoci spiegare da lui stesso la collezione dedicata ai sette vizi capitali. Con le sette tentazioni nasce, è un progetto che fa partire, diciamo, il colore HD highlighting, è un colore, una miscela di colore che ho creato, che riflette la luce in modo maggiore rispetto agli altri colori e che ho presentato in modo quasi epico dentro una room con profumi, suoni, musica. E queste sette opere riesco comunque a illuminarle sia davanti che dietro e che danno proprio questo senso di luce diversa da tutto il resto, e da lì è nato anche un percorso di opere in HD che continuo a fare singole fuori dai progetti. Questa collezione, devo dire, ci tengo tantissimo, cioè ci appoggiamo molte volte a quello che fanno gli altri e cerchiamo di farlo meglio, invece io no, io faccio una cosa nuova e poi gli altri lo faranno meglio di me, ma io voglio farla nuova, quella è la mia filosofia. E poi vivo tutti i giorni, comunque io mi creo l'obiettivo momento dopo momento nella vita, ecco, io mi alzo la mattina e se non ho un obiettivo non ho nessuna voglia di fare, quindi la notte quando vado a letto penso al primo obiettivo della mattina e poi giorno per giorno, cioè momento dopo momento creo gli altri obiettivi che poi alla fine ti danno il risultato finale. Guarda, io adoro dipingere nella mia taverna, cioè un po' come io dico sempre Rocky Balboa che si allenava nella palestra di quelle da strada, no? Rispetto alle palestre importanti. Uno dei progetti più recenti di Alessandro Giorgetti è Materic Surface. A volte, secondo il progetto, mi piace anche dipingere sotto l'albero. Io ho un giardino grande, sotto il mio albero mi piace dipingere perché proprio sento il contatto con la natura. Poi ultimamente ho creato delle opere, ecco, secondo il progetto pure, Materic Surface, che è un... Ho creato queste superfici materiche esistenti o non esistenti, o di fantasia. Ho usato dei materiali proprio veri che trovavo nel mio giardino, quindi dalla palma, dal pezzo di legno che trovi a terra, cioè creando proprio queste paste miscelate. E quindi era per forza il destino di queste opere era nascere proprio sotto un albero, sotto nella natura. Vabbè, adesso c'è un... Ho due o tre progetti in mente, perché poi ne ho tanti, no? Ne ho uno che adesso ne voglio parlare perché secondo me non è stata mai fatta questa cosa qui. Ho trovato casualmente il modo di creare, diciamo, una novità. Un progetto a capitoli, come se fosse un romanzo, perché finalmente voglio parlare di una biografia, cioè voglio parlare di me come sto facendo in questa intervista, però in un libro. Creare proprio una mia storia, una biografia in un romanzo a capitoli, e quindi automaticamente creare tre opere per ogni capitolo, e lo chiamerò Punti di sutura. Allora, Punti di sutura è un progetto quindi che parla di, che è autobiografico. Ecco, finalmente adesso voglio pensare a me, ho pensato al collezionista, ai miei colleghi, adesso voglio creare un progetto proprio autobiografico. Parlerò di questa donna che io seguo, mi innamoro di una donna. C'è questa donna che si chiama Etra, poi non voglio dire altro perché si capirebbe il finale, perché il finale è un finale a sorpresa che sorprenderà tutti. Però la bellezza di questo è proprio i capitoli, che io creo queste opere, tre opere per ogni capitolo, che comunque sono un percorso con dei punti di sutura, e che realmente in queste opere proprio con creo proprio dei punti di sutura. E a questo punto ho chiesto all'artista: qual è la tua filosofia di vita? Ascoltiamo la risposta. Cerco comunque di crearmi momento dopo momento un obiettivo. Nell'arte la mia filosofia è comunque comunicare. La cosa principale è comunicare quello che hai dentro, che non potresti comunicare altrimenti sotto forma di una di arte in generale, perché non parlo solo di pittura. Io cerco di comunicare, sono un comunicatore sotto l'aspetto di
della scrittura, dell'arte video, anzi sto pensando anche un po' alla video art, perché a questo punto molti mi dicono perché proprio tu che ami associare questi video con l'arte, perché non fai video art? Ci penserò, però mi deve venire naturale, ecco, forse la mia filosofia è proprio questa qua, di fare in modo che gli altri riescano a captare anche un 10% di quello che vorrei trasmettere. La mia filosofia di vita è questa, forse mi faccio accompagnare dal destino e accompagno il destino. Allora, io sono così caparbio e determinato che sono convinto che qualcosa di quella che farò io cambierà il mondo dell'arte. In questo momento mi vedranno pazzo, però sono convinto di questo. C'è qualcosa che devo ancora trovare e che troverò. Magari quel colore che dicevo prima. Alessandro Giorgetti non parla della sua pittura. Forse è un punto di modestia da parte di questo artista, anche se io sono convinto che lui è consapevole che il grande punto di forza della sua arte è proprio l'estrema sensibilità della sua arte e la delicatezza, la forza nel contempo del suo colore. Sì, l'artista c'è, Giorgetti c'è, il suo progetto c'è, il riscontro da un punto di vista di mercato c'è sempre in Italia, in Europa, ma anche all'estero, anzi soprattutto all'estero, e quindi lui è una sicurezza, nel senso che è un artista che qualunque cosa gli succeda, qualunque cosa gli venga detta, perciò anche di fronte a delle critiche, ha un suo progetto e non lo smuovi. Insomma, un artista che ha deciso di mettere tutta la sua creatività al servizio dell'arte, quella vera. In Alessandro Giorgetti il flusso creativo sgorga in modo assolutamente naturale, fa parte della sua natura, dalla sua testa e dalla sua anima l'arte viene assolutamente spontanea. Abbiamo sentito due parole, collezione e progetto. Questo è il modo di lavorare di questo grande artista.